Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG delle ore 13.30. Un cambio di passo sulle norme che determinano i colori delle regioni per evitare i continui cambi che leghi le decisioni a parametri più oggettivi e anche alla possibilità di indennizzi immediati alle singole categorie. Il tutto però senza abbassare la guardia perché le varianti corrono e impongono strette, mirate ed immediate. Le regioni chiedono proprio questo al governo. Vogliono una diga ai contagi, ma anche misure che tengano conto dell'oggettiva realtà dei casi sul territorio e delle sofferenze economiche. Per questo, come ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, è necessario che i provvedimenti restrittivi regionali siano adottati con l'intesa del Ministro della Salute. Ma sulla possibilità di un'Italia tutta arancione, ovvero di restrizioni omogenee per l'intero territorio nazionale, si registrano numerosi dissensi. Sulla proposta avanzata venerdì dal presidente Stefano Bonaccini concordano la Toscana, la Campania e la Lombardia, ma il vicepresidente della conferenza Giovanni Toti, governatore ligure, ha espresso la sua contrarietà. Il paese si aspetta di ripartire, ha detto, e ha proposto una zona gialla nazionale. Le regioni vogliono un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale per la ripresa economica. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha poi sottolineato: occorre che le misure siano conosciute con congruo anticipo e tempestività sia dai cittadini che dalle imprese. L'altra richiesta è che per i provvedimenti si introducano restrizioni particolari per i singoli territori e si attivino anche contestualmente gli indennizi per le categorie coinvolte. Davanti ad un'ipotetica Italia tutta arancia ha tuonato anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Una delle prime decisioni che dovrà prendere il governo sarà quello sullo stop della mobilità tra regioni con il decreto che scade il 25 febbraio. L'intenzione, visti i dati, è quella di prorogare il blocco almeno fino al 5 marzo, quando scade il DPCM attuale, che norma appunto le misure anti-Covid. Misure che qualcuno in realtà vorrebbe alleggerire. Il Campidoglio, per voce del neo assessore al commercio Andrea Coia, porterà al tavolo del prefetto di Roma e poi del governo la richiesta di consentire la ristorazione anche serale in fascia gialla. Passiamo ora al numero dei contagi. Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 251, i guariti 12.488 e sono stati 306.078 i test tra molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. In Italia il tasso di positività è del 4,8% e sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per Covid-19, un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 137 e nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri. Ascoltiamo però il report settimanale dalla cabina di regia del Ministero della Salute. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese è in lieve crescita e l'incidenza si fissa a 135 per 100.000, e quindi ancora piuttosto elevata. Per quanto riguarda l'RT è intorno a 0,99, quindi proprio di poco al di sotto di 1. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è del 24%, al di sotto, sebbene di poco, della soglia critica che è considerata essere del 30%. Per quanto riguarda le varianti, che come sappiamo in questo periodo stanno diffondendosi nel nostro paese, è bene tenerle sotto controllo, tant'è vero che è in programma una nuova indagine per stimarne la distribuzione sul territorio e intervenire tempestivamente e con interventi restrittivi laddove la loro diffusione è particolarmente rilevante. Ci spostiamo ora in Campania. Arriva puntuale il bollettino odierno dei positivi della regione a cura dell'unità di crisi regionale. Sono 1.677 i nuovi contagi, di cui 172 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.388 e sintomatici 117.
I tamponi del giorno sono stati 20.893, di cui 3.288 da test antigenici, per un totale positivi di 251.458, di cui 3.866 con test antigenici. I deceduti sono 11, dei quali 9 nelle ultime 24 ore e 2 in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale deceduti di 4.106. I guariti invece sono stati 543. Il report invece posti letto su base regionale prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui occupati 112, mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, di cui occupati 1.289. Per contrastare assembramenti nelle zone della Movida, nel weekend ci sono stati controlli a tappeto dei carabinieri a Napoli, che hanno elevato 104 sanzioni anticontagio e chiuso 3 locali, scoprendo tra l'altro al Vomero un pub con 15 clienti e dipendenti in nero. Il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli aveva previsto per il sabato appena trascorso un dispiegamento di militari in tutta la città, volgendo particolare attenzione nelle zone della Movida cittadina. I militari della compagnia Napoli Centro hanno setacciato le strade, 119 i cittadini identificati, di cui oltre 40 con precedenti e 36 i veicoli invece controllati. I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno sanzionato per mancato uso della mascherina alcuni cittadini nei pressi degli chalet e del lungomare Mergellina. Al Vomero invece, passata da poco la mezzanotte, i carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti presso un pub di via Malatesta. Lì i militari hanno sorpreso e sanzionato 15 persone che stavano cenando oltre l'orario consentito. Inoltre la titolare è stata denunciata per omessa visita medica ai 5 dipendenti presenti, scoperti poi in nero. Locale chiuso per 5 giorni e l'imprenditrice e i dipendenti sanzionati. La Campania da oggi è tornata in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato ieri una nuova ordinanza, in vigore appunto da oggi. Insieme alla Campania in arancione anche Emilia-Romagna e Molise. Andiamo però ad ascoltare sulla questione le parole del presidente della Campania, De Luca. Per quanto riguarda l'epidemia, questo è uno degli impegni fondamentali assunti dal nuovo governo, verificheremo. Ad oggi noi dobbiamo ribadire che le scelte nazionali sono state scelte diverse da quelle che noi avremmo fatto come Regione Campania. Il governo precedente ha scelto la logica delle mezze misure, la logica delle diverse zone, la logica della rincorsa all'epidemia, anziché la logica della prevenzione dell'epidemia. Questa è una logica che, a mio parere, continuerà a produrre incertezze, continuerà a mettere a dura prova il sistema nervoso degli italiani. Questa logica si traduce in queste misure. Mettiamo una regione in zona gialla per un periodo. Ovviamente metti la regione in zona gialla, grande rilassamento generale. Il dato che rimane impressionante in Italia è che i controlli sono ormai diventati inesistenti. Non troviamo più per strada una pattuglia di polizia municipale, di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, impegnata nel controllo anti-Covid. Questa è la realtà. Le immagini che abbiamo visto in Campania, ma un po' in tutta Italia, sono immagini che hanno dato i brividi, rilassamento totale. Le domeniche mattina con migliaia di ragazzi sui lungomari delle nostre città, gran parte senza mascherine, controlli serali in pratica inesistenti, qualche grande città della Campania completamente abbandonata a se stessa, e dunque in questa situazione è inevitabile tornare in zona arancione.
Continuiamo parlando dei vaccini in Campania. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha mostrato il centro vaccinale presso la struttura del Campo Coni. Ascoltiamolo. Buonasera Avellino, buonasera avellinesi. Questa sera ho voluto organizzare questa diretta straordinaria qui dal centro vaccinale che abbiamo organizzato presso la tendo struttura Coni. In questo momento sono seduto, ma sto per alzarmi anche perché con soddisfazione, insomma, voglio comunicarvi che abbiamo fatto un grandissimo lavoro del quale sono orgoglioso. Abbiamo messo a tacere, insomma, ma siamo abituati a vincere sempre le sfide che la vita ci pone innanzi. Abbiamo vinto anche stavolta mettendo a tacere, insomma, le cattive lingue. In questi giorni ho ascoltato un sacco di sciocchezze, ragazzi, come al solito, insomma, c'è gente che prova a dimostrare la propria esistenza in vita parlando di noi, poi puntualmente viene smentita sul campo. Il cimitero di Ottaviano a Napoli, dove nella tarda serata di ieri è stato sepolto Raffaele Cutolo, ex boss della nuova camorra organizzata, oggi resterà chiuso per motivi di ordine pubblico. È quanto disposto in un'ordinanza a firma del sindaco Luca Capasso. Alla sepoltura ieri sera hanno assistito 12 persone, tra cui la moglie Immacolata Iacone e la figlia, la sorella ed il fratello di Cutolo, Rosetta e Pasquale e alcuni altri parenti del noto professore, mentre il paese era presidiato dalle forze dell'ordine. Diverse pattuglie di carabinieri hanno evitato l'ingresso a curiosi e giornalisti nel cimitero, mentre altri uomini dell'arma erano dislocati davanti al municipio e sulla strada che porta al Castello Mediceo, conosciuto anche come Castello di Cutolo, dopo che il boss lo acquistò e ne fece suo covo negli anni bui della storia criminale del Vesuviano. Il castello fu poi confiscato e restaurato ed un'ala del palazzo è stata intitolata a Mimmo Beneventano, consigliere comunale impegnato nella lotta alla camorra, che fu ucciso proprio ad Ottaviano nel 1980, mentre in città regnava la NCO di Cutolo. Prosegue anche nel weekend la salita dei positivi sul territorio di Caserta, come certificato dai dati pubblicati dall'ASL di Terra di Lavoro sui propri canali ufficiali. Nel bollettino di sabato 20 febbraio sono 193 i nuovi positivi, cui si aggiungono 129 guariti ed un deceduto. Il saldo complessivo vede un aumento di 63 contagiati sul territorio. I test processati sono stati 2.301 per un tasso di incidenza che risale nuovamente e si attesta all'8,3%. Ascesa invece dei positivi a Caserta, che raggiunge 258 casi attivi, seguita da Maddaloni con 203 e Marcianise con 175. Da oggi la Campania e Caserta sono tornate in zona arancione, gettando ancora una volta nello sconforto i commercianti e i ristoratori. A lanciare un appello è il direttore provinciale di Confesercenti Caserta, Gennaro Ricciardi. Confesercenti provinciali di Caserta, ben conscia dell'emergenza sanitaria, esprime il proprio dissenso e manifesta piena solidarietà agli operatori costretti a questo nuovo stop. Ascoltiamolo. Ci avviamo verso l'ufficialità. La regione Campania da domenica 21 febbraio diventerà, o meglio, ritornerà ad essere zona arancione. A breve il ministro Speranza ufficializzerà l'ordinanza. Questi parametri nazionali, che sono da definire altalenanti, non consentono al mondo produttivo e alla somministrazione in particolare di agire secondo un principio cardine, che è quello della programmazione. Noi come Confesercenti non abbiamo la ricetta per risolvere tutto ciò, ma è impensabile poter gestire in questo modo la pandemia. Non abbiamo la ricetta, sicuramente non abbiamo in tasca la risoluzione, ma purtroppo dobbiamo registrare che agendo in questo modo stiamo soltanto allungando l'agonia ad un malato che rischia di assumere lo status di malato terminale, perché la verità è questa, è che ad oggi nessuno doveva rimanere indietro, ma molte aziende stanno chiudendo i battenti. Molti non hanno riaperto e molti altri dopo questo ulteriore stop rischiano di non riaprire, perché la verità è che con il delivery e con l'asporto molte attività sono costrette a fermarsi, soprattutto in quei comuni periferici e in quei piccoli comuni, ma anche molte attività che vivono nei centri più popolosi, nelle città più grandi, nei comuni più grandi anche della provincia di Caserta, dovranno fermarsi perché la loro attività è fortemente compromessa.
Noi chiediamo degli interventi più decisi e più concreti, soprattutto perché dalla sera alla mattina le attività sono costrette a chiudere e questo non è per niente un fatto positivo. Siamo consci del fatto che dobbiamo debellare la pandemia e dobbiamo affrontare l'emergenza sanitaria, ma chi aiuterà le piccole e medie imprese? Chi aiuterà in questo caso di nuovo bar, ristoranti, pub e altre attività della somministrazione costrette a bloccarsi? Avevamo chiesto di intervenire già da fine gennaio per evitare gli assembramenti non nei locali ma nelle strade e in altri luoghi dove assembramenti si sono creati e nessuno è intervenuto. Cambia poco invece per l'organizzazione delle scuole campane in zona arancione. Come scrive in una nota il Comune di Caserta, le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica, in modo che, come è accaduto dal 18 gennaio 2021, si garantisca ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza, fatte salve ovviamente le diverse disposizioni individuate da singole regioni. La rimanente parte dell'attività si svolgerà a distanza. Resta però garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione, dunque primarie e secondarie di primo grado, la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione e delle vie respiratorie, fatta eccezione però per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. È inoltre possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova. Saranno quindi ricalendarizzate le prove del corso straordinario per la secondaria di primo e secondo grado, interrotte a novembre, e si darà avvio gradualmente allo svolgimento delle prove delle altre procedure concorsuali. Restano però sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salvo però le attività inerenti a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le riunioni degli organi collegiali invece potranno svolgersi a distanza. Avrebbero abusato di una compagna nei bagni della scuola e poi l'avrebbero abbandonata. È quanto accaduto a Marcianise, in provincia di Caserta, all'interno di un istituto superiore cittadino. Ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri della locale compagnia. Tre coetanei, secondo una primissima ricostruzione, avrebbero violentato una compagna di scuola all'interno dei bagni dell'edificio scolastico. La giovane sarebbe stata circondata, spogliata ed abusata. La vicenda è già finita sulla scrivania della caserma di Viale 24 Maggio, sede della Compagnia dei Carabinieri di Marcianise, che stanno appunto coordinando le indagini sullo spinoso caso. Al momento i militari di Marcianise hanno ascoltato la vittima, che ha sporto ovviamente denuncia. Sulla vicenda sono in corso verifiche approfondite anche per arrivare all'identificazione di tre presunti autori dell'azione e per scandagliare ogni aspetto. L'episodio è accaduto la scorsa settimana alla ripresa delle lezioni dopo un lungo periodo in DAD, ma solo in queste ore l'attività investigativa si è mossa proprio a seguito della denuncia della minorenne, comprensibilmente sotto shock per l'accaduto. Ci lascia un grande uomo, un grande calciatore, un grande interista. Ciao Mauro. È il saluto dell'Inter al suo storico ex difensore, morto ieri all'età di 71 anni dopo aver subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19. Ma le parole di cordoglio per Mauro Bellugi continuano a scaldare i social nelle ultime ore e provengono senza schieramenti da ogni bandiera calcistica di fronte al dolore per la scomparsa di un calciatore leggendario. Dal mondo dello spettacolo a quello della sanità, molti i VIP che ricordano il difensore nei loro post social. Avevo solo 10 anni quando la mia vita si legò indissolubilmente a quella di Mauro. Nella stessa clinica nacque sia mia sorella Sara Ventura, nel 1975, che sua figlia Giada. Ricordo quanti fiori, tifosi, stampa, tutti targati Bologna, tutti rossoblù. Ed è così che noi in famiglia ti vogliamo ricordare. Che la terra ti sia lieve.
Lo ha scritto Simona Ventura in un post. Anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia, lo ricorda così. Ad un anno esatto dal primo caso di Covid in Italia ci lascia Mauro Bellugi. Segnato dal virus, il calciatore della Nazionale e dell'Inter ha cercato di reagire ad un complicato percorso sanitario con la forza e l'ironia che lo hanno sempre contraddistinto. Una preghiera ed un pensiero anche per i suoi cari. Concludiamo con la Casertana che dopo l'importante vittoria di Catanzaro è in tempo di derby e impegnata stasera nella sfida contro l'Avellino allo Stadio Pinto. Ascoltiamo però la presentazione del match del tecnico rossoblù Federico Guidi. L'ho ripetuto tantissime volte, cioè, noi l'atteggiamento non deve cambiare, noi dobbiamo pensare a noi stessi, consapevoli di quelle che saranno le grandi insidie che avremo davanti, perché si parla di una squadra che è costruita per andare nella categoria superiore con giocatori importantissimi, un allenatore che è un punto di riferimento per tutti quanti noi, per esperienza, per capacità, per maniacalità nella preparazione della partita. Quindi sappiamo che è una partita difficilissima, forse in questo momento storico della stagione insieme alla Ternana è, come hai detto giustamente bene te, tra le più in condizioni, ha grande autostima, grande consapevolezza, sta facendo dei risultati prestigiosi e soprattutto ha trovato secondo me una quadra, nel senso che riesce a segnare con grande facilità e allo stesso tempo è molto solida, quindi sappiamo che è difficilissima, ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità, perché la nostra mentalità non deve assolutamente cambiare. No, secondo me la partita di domani dobbiamo essere bravi a cercare di vincere intanto quello che è il possesso palla, perché se l'Avellino è superiore a noi in questa situazione esalterebbero le loro capacità, perché poi hanno giocatori abili negli inserimenti, hanno grande abilità nel cross, sanno attaccare l'area di rigore in inserimento, di testa, nell'uno contro uno, insomma sono giocatori estremamente fastidiosi. Quindi secondo me l'arma più importante è quella di cercarla di tenere la palla a noi quanto più possibile per cercare di limitare quelle che sono le loro qualità migliori. E sappiamo che non è assolutamente facile, perché abbiamo davanti giocatori di grande dinamismo, di grande solidità, quindi insomma è difficile. Questa era la nostra ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.